Chi sono i lettori di .NET e su quali basi è possibile effettuare la targettizzazione? Come dicevo, 250.000 medici sono iscritti secondo le normative attuali GDPR, aggiornate regolarmente al sito e ricevono una newsletter quotidiana. Questi hanno dato il loro consenso completo alla ricezione delle riviste e leggono regolarmente il sito, aprendo la newsletter e andando a leggere i contenuti giornalistici e scientifici. Di questi ovviamente sappiamo non solo nome, cognome, indirizzo ed altre informazioni diciamo anagrafiche, conosciamo la o le specializzazioni, ma sappiamo anche le specialistiche, come diciamo noi, ovvero i loro interessi specialistici, quindi sappiamo se è diabetologo, ovvero se è internista che si occupa di diabete, se è endocrinologo o diciamo in ogni caso si interessa di diabete, i suoi interessi di patologia o di terapia, quindi sappiamo se si interessa di antibiotico terapia, di un neurologo sappiamo se si occupa di epilessia o di disturbo bipolare, ma sappiamo anche in quale struttura lavora. Sappiamo se fa attività pubblica e privata o entrambi. Abbiamo tutte queste informazioni perché il medico ha concesso queste informazioni secondo le normative attuali. Ovviamente questi aggiornamenti sono frequentissimi, quindi un lavoro molto grande che si costruisce contemporaneamente collettando sia i dati di .NET sia i dati che vengono dal nostro database. .NET Database che è aggiornato da oltre 14 persone tutti i giorni.